La CGIL di Bari ha celebrato il 25 aprile, festa della liberazione, ricordando gli avvenimenti del 43, gli arresti di massa degli intellettuali antifascisti a Bari. Festa del tesseramento il 30 aprile nella sede della Camera del Lavoro, riconoscimenti per militanza e impegno nell'attività sindacale alle compagne e ai compagni di Bari e provincia. 1 maggio a Bari, nella sede della Fondazione Maierotti, dedicato all'impegno delle donne nelle lotte sindacali, e a Terlizzi la CGIL ricorda Marietta Dello Russo e il suo altare a Giuseppe Di Vittorio. Ben ritrovati su CGIL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli. Il 25 aprile nella sede della Fondazione Rita Maierotti, la CGIL di Bari, nell'ambito della campagna Prerogative Sindacali 2013, ha organizzato un'iniziativa dal titolo 1943, Primavera Antifascista, la crisi del regime e l'opposizione operaia e intellettuale. Il resoconto. Gli arresti di massa degli intellettuali antifascisti a Bari nella primavera del 43 rappresentarono un segno evidente dello sgretolamento del regime mussoliniano. Manifestazioni di aperto dissenso nei confronti del fascismo si manifestarono non solo al nord, nelle fabbriche di Torino, Milano, Genova, ma anche al sud, nei cantieri navali militarizzati di Brindisi e Taranto. Fu questo il momento di massima crisi del fascismo, da cui scaturì la lotta partigiana che, dopo due anni, il 25 aprile del 1945, condusse alla liberazione dell'Italia dalla dittatura. La lotta antifascista nacque quindi dall'impegno di migliaia di semplici cittadini e lavoratori, operai del nord e intellettuali del sud, che rischiando la propria vita avviarono quella resistenza politica, militare e civile che rappresentò l'aspetto più significativo della lotta di liberazione nazionale. L'idea della CGIL di Bari è stata quella, il 25 aprile, di approfondire attraverso un momento di riflessione nella sede della Fondazione Rita Maierotti la conoscenza di questo momento storico, valorizzando il contributo dato dalla gente comune. Tra aprile e maggio 43 l'Ovra intensificò la sua opera repressiva con una nuova ondata di arresti, e l'operazione da Bari fu estesa anche a Roma, Firenze e Perugia, con il trasferimento nel carcere del capoluogo pugliese di noti intellettuali, uomini che il fascismo non era riuscito a piegare e che ebbero un ruolo importante nel passaggio dalla dittatura alla democrazia. Che significa antifascismo? Lo ha spiegato Luciano Canfora nella sala consiliare di Palazzo di Città a Bari durante una conversazione aperta con gli studenti degli istituti superiori promossa da IPSAIC e CGIL Bari. L'antifascismo non è un relitto concettuale ma un programma attuale. Così Luciano Canfora durante la lectio magistralis agli studenti baresi degli istituti Bianchi d'Ottula, Cirillo, Fermi, Flacco, Margherita, Salvemini, Scacchi e Socrate, tenutasi nella sala consiliare del comune di Bari. Lo storico Canfora ha più volte ribadito la continuità fra lo Stato liberale e lo Stato fascista, mettendo in luce tutto il percorso che l'avvento del fascismo ha avuto, con riferimenti anche alla realtà internazionale dell'epoca. Un discorso seguito con molta attenzione dagli studenti, che hanno rivolto domande significative, pregne di attualità, in relazione al momento politico che sta attraversando l'Italia. Questo stato di cose dipende, secondo me, tra l'altro, dalla continua delegittimazione dell'antifascismo da parte della destra italiana. La destra italiana è un grande pericolo per la Repubblica, continua ad avere consensi ed è vissuta sulla delegittimazione dell'antifascismo, quindi la battaglia è aperta. La giustizia sociale, l'uguaglianza effettiva dei cittadini, la marcia dei diritti, che sono il contenuto dell'antifascismo, sono sempre sotto attacco e vanno sempre difese. Il 30 aprile è stata una giornata ricca di avvenimenti per la CGIL di Bari, che ha organizzato, tra le altre cose, anche la festa del tesseramento. Guardate. Una testimonianza commovente, pregna di emozioni, quella di Anna Tonon, nipote di Filippo D'Agostino, ex ferroviere con la passione per il giornalismo che infiammò lo scenario sindacale socialista dei primi del Novecento. A lui, marito di Rita Maierotti, la CGIL di Bari ha intitolato il Salone delle Conferenze, dove lo scorso 30 aprile si è svolta la festa del tesseramento. Ed è stata la nipote di Filippo D'Agostino e di Rita Maierotti, Anna Tonon, a ricordare le battaglie fatte dai suoi nonni per la difesa dei diritti dei lavoratori.
E proprio i lavoratori sono stati i protagonisti di un pomeriggio conclusosi con la consegna dei riconoscimenti per militanza e impegno nell'attività sindacale alle compagne e compagni di Bari e provincia. La CGIL ha voluto anche consegnare un riconoscimento al Remedial Educational Center, che in collaborazione con l'ARCI ha profuso un impegno straordinario nella tutela e promozione dei diritti delle donne e dei bambini nella striscia di Gaza. Ogni categoria ha voluto premiare l'impegno dei propri iscritti consegnando una targa, e particolarmente sentita è stata quella consegnata dalla Filctem ai compagni RSU Bridgestone Italia SPA per l'impagabile impegno nella difesa del valore del lavoro, che continuano ancora a profondere data la vertenza non ancora risolta dello stabilimento di Modugno. Premiata dall'ufficio migranti anche Anastasia Flores per i suoi 24 anni di impegno nella CGIL e nella comunità filippina per la difesa e la tutela dei diritti degli immigrati. Per la loro convinta e compatta adesione al NIDI, il CGIL Bari, è stato dato un riconoscimento anche agli iscritti Ipsos sede di Bari, e per la passione e la dedizione con cui da anni si dedica all'attività sindacale è stato premiato fra gli altri anche Eugenio Monaco, capolega SPI Giovinazzo. E dopo la festa del tesseramento, concertone premio omaggio con tanti ospiti e artisti che, insieme al pubblico che ha gremito l'Arena della Pace a Iapigi, è stato protagonista di un flash mob durante il quale Bari è diventata capitale della sicurezza. Le immagini. Il diritto al lavoro, il diritto alla musica. Così la CGIL di Bari ha celebrato la festa dei lavoratori con il concertone Premio Maggio, evento gratuito presso l'Arena della Pace a Iapigia. Anche quest'anno, dalle ore 19, sul palco sono saliti grandi nomi a rinsaldare la forte connessione tra la musica e i temi sociali del lavoro, dell'occupazione giovanile e dello sviluppo. Ma Premio Maggio non è stato solo musica. La festa è cominciata già il pomeriggio nell'area adiacente l'anfiteatro Arena della Pace a Iapigia, dove le federazioni di categoria della CGIL e i servizi previdenziali e fiscali, tramite i loro rappresentanti, hanno accolto i lavoratori presso i gazebo, allestiti con materiale informativo, consegnando loro le tessere di iscrizione al sindacato. Negli spazi circostanti l'arena è stata allestita una cittadella espositiva, un vero e proprio contenitore multidisciplinare di progetti innovativi provenienti dai settori dell'artigianato, della moda, del design, dell'arte. È stata allestita anche l'area multietnica con degustazione di piatti tipici della tradizione culinaria delle tante comunità di stranieri presenti a Bari. Artisti di strada e animatori hanno allietato il pomeriggio dei bambini. Prodotti di artigianato locale sono stati esposti dalle varie associazioni presenti con i loro stand. Alle 19.30 è cominciato il concertone, presentato da Pio e Amedeo, ultras dei VIP per le Iene, che ci hanno regalato tanti momenti della loro grottesca comicità, affiancando gli speaker di Radio Luogo Comune, che hanno interagito con artisti e ospiti della manifestazione. I primi ad esibirsi sono stati My Personal Mood, la band che ha vinto il contest Premio Maggio. Sul palco è salito Roy Paci con il nuovo progetto Corleone, per un live tagliente ed ipnotico caratterizzato da ampi momenti di improvvisazione rock, a tratti quasi rumoristica. È salito Andrea Pino, smessi momentaneamente i panni di leader degli Zen Circus, ha presentato il suo primo disco da solista, Il Testamento. Finiti i festeggiamenti per il loro decennale di carriera, gli Offlaga Disco Pax sono tornati a raccontare il loro socialismo tascabile con la voce di Max Collini. È tornato a Bari anche l'esuberante show dello Stato Sociale, che ha coinvolto il pubblico con la loro ironia dissacrante tra ritornelli pop e groove elettronici. Si sono esibiti anche i bergamaschi Sacchi Sed e a portare la bandiera dei padroni di casa, i Camillo Re, con il loro folk cantautorale. Momento di grande coinvolgimento di pubblico e di artisti, quello del flash mob, durante il quale dal palco sono stati distribuiti caschetti di protezione a rappresentare simbolicamente la necessità che il lavoro torni ad essere sicuro e diventi una garanzia per i giovani. Questa storia è donna, l'impegno delle donne nelle lotte sindacali, il titolo dell'iniziativa che la Camera del Lavoro di Bari ha organizzato per celebrare il 1° maggio nella sede della Fondazione Rita Maiarotti.
Non aveva ancora 15 anni quando è salita sul palco per il suo primo comizio proprio a Bari Vecchia. Era il 1944. Anna Tonon, nipote di Rita Maierotti, la donna a cui la CGIL di Bari ha intitolato la sua fondazione lo scorso 15 febbraio, ha raccontato l'impegno della nonna nelle lotte per l'emancipazione non solo delle lavoratrici, ma dell'intera classe operaia. Protagonista del movimento di emancipazione della donna nel primo Novecento, Rita Maierotti, infatti, arrivò in Puglia dal Veneto dopo aver vinto un incarico nella scuola e lottò per questa terra. Il suo impegno fu per l'elevazione delle donne e per l'acquisizione dei diritti pari a quelli degli uomini. Questa storia è donna, l'impegno delle donne nelle lotte sindacali è il titolo dell'iniziativa che la Camera del Lavoro di Bari ha organizzato per celebrare il 1° maggio nella sede della Fondazione Rita Maierotti. Tante le storie di donne raccontate durante la mattinata, a partire dai primi del Novecento, anni in cui nella Puglia degli eccidi cronici, le donne furono alla testa delle lotte più dure nell'occupazione delle terre, nelle lotte contadine, per il miglioramento delle condizioni di vita e per la conquista dei diritti. A Bari, 70 anni fa, quando gli alleati intensificarono i bombardamenti, il fascismo si avviava al suo epilogo, le donne ebbero il coraggio di contestare la guerra nelle campagne, ma anche nelle città e perfino nelle chiese, manifestando il loro dissenso per un conflitto che aveva impoverito il paese e aveva sottratto loro i propri cari, padri, mariti, figli, fratelli. L'incontro dunque è stato l'occasione per riflettere sulla grande funzione sociale che le donne hanno svolto nei momenti più drammatici della vita nazionale nel corso della guerra e nell'immediato dopoguerra, che non sempre ha trovato adeguata attenzione da parte della ricerca storica. E da Bari ci spostiamo a Terlizzi, con i suoi confetti ha linciato d'amore intere generazioni. Quest'anno avrebbe compiuto 100 anni. A Marietta Dello Russo la CGIL di Bari ha voluto dedicare il 1° maggio, ricordando l'altare che Marietta dedicava a Giuseppe Di Vittorio, santità laica celebrata dal popolo. La sua fierezza, la sua dignità, la sua aria di sfida, una figura di altri tempi che aveva la sfrontatezza, il coraggio, la dignità di pochi. Un personaggio uscito dalle pagine di Guareschi, una passionaria, una Dolores Ibarruri meridionale e mediterranea, una donna la cui fisicità dirompente ne costituiva un fascino da popolana e capopopolo. Questa era Marietta Dello Russo. A Terlizzi il 1° maggio è stato dedicato a questa donna che ha vissuto una condizione di riscatto attraverso un simbolo forte, pregno di passione e rispetto, quello del Partito Comunista, sulla cui scissione lei ha sempre glissato, tanto che nella sezione non autorizzata del partito le distribuiva volantini di entrambe le componenti di sinistra dello storico PC, mai facendosi toccare da beghe e da rivalità che lasciava ad altri. Marietta, io me la ricordo, il titolo del progetto della CGIL di Bari, che ha realizzato un DVD che raccoglie le testimonianze di chi l'ha conosciuta e che è stato proiettato il 1° maggio a Terlizzi. Marietta credeva profondamente al significato della dignità del lavoro anche attraverso Giuseppe Di Vittorio, in cui riconosceva il liberatore, leggendario il suo altarino in onore di Di Vittorio, che allestiva il 1° maggio, quando durante il corteo della festa del lavoro si ostinava a omaggiare i suoi politici preferiti lanciando loro addosso dei confetti. Era rossa Marietta come il sangue che aveva versato in un infame accoltellamento subito dai fascisti, una donna che non piegava la testa e che non aveva soggezione di nessuno, ma riconosceva la grandezza di un partito e della CGIL come elementi fondativi che avevano restituito valore ai cosiddetti ultimi. Era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cgilbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre, tutte le mattine intorno alle 8, in replica alle 24. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.